Bella ragazzi, sono Marte e oggi siamo qui con voi su Meragodo per una gara su Valentino Rossi che... Impossibile non ridere, raga. No. Raga, diamo sempre il controllo della situazione al maestro, no, ma... non è che lo diamo, è lui che se lo prende, cioè... Se lo prende perché è il maestro, effettivamente. Allora, o la fa il maestro la intro o la faccio io facendo una grande citazione che in pochi capiranno. Ah, raga, allora, buongiorno. Vai. Vado io? Vai. Uè, 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 amici di YouTube, siamo tornati oggi su Meragondo perché c'è un campionato da preparare e il problema è che alcuni di noi non sanno fare due curve rimanendo in pista. Per questo abbiamo scelto la Moto3, dove più o meno tutti siamo competitivi. Tranne io. Allora, mettiamo o Bernot o Philippe Bernot. Perché... Bernot fa schifo, per favore, no. Filippo A, Filippo Isola, per l'isola favore. Di Filippo, dai. Filippo Isola. L'isola di Filippo. È troppo tardi. Nessuno. Tu ti hai detto votate Filippo e siete 5 voti su Bernò. Raga, allora cosa facciamo? Bernò? No, no, pioggia, 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 mia, pioggia. No, raga, mettete sereno, vi prego, la pioggia no. Lì voglio dominare un video, non ci riesco. Io voglio Giuliacci che mi fa le previsioni prima di ogni gara. Raga, ma chi è Bernò? Non so. Questa non la possono capire ancora. Vabbè, dopo che vedono il mio video, sì, però. Esatto. Sì, Giastron. Ah, ti autospammi, bravo. Sì. Ti fai Giastron si spamma su un Meragodo. Incredibile. Epico. Oh, ma tanto chi possiamo iniziare la gara, vi prego. Per favore, possiamo. Oh, finalmente. Io sì, figazzi. Minchia, paura col booster. Si vola, la partenza è ottima, Gico. Oi. Ciao, Bollura. Io ho ancora capito come si parte bene. Cioè. Spacchiamo Mariano Comense, zio. Sì, ma va due all'ora, cazzo, che cos'è il piaggio? Fa lentissimo rispetto al MotoGP. Boss! Ehi, boss! Grande, io, ma riesci a andare largo pure con la moto che va uno. Come hai fatto a cadere Marzo con la 125? Preso un sasso. Come si fa a cadere in Moto3, raga? Preso un sasso. Ma perché sono... Che cazzo fai, Yoman? Ho una missione per te. Che cazzo fai, Yoman? No, Bollura, no! Che cazzo fai, Yoman? Ma chi è primo? Giastron? Oh, raga, sono Jesus Christ con le Moto3. Ancora ecco, l'ho detta, sono finito quasi largo. Dai, cadi, per piacere. Io, raga, vedo Gabbo sotto. Mi sale un'ansia, sì. Porco due, che so che tra una curva e l'altra mi fotte male. Perché lui adesso starà facendo il pagliaccio, rimane dietro a guardarmi. Poi quando vuole tira l'accelerata e mi sorpassa. Mamma mia, come l'ho tenuta. Ma allora lo vogliamo questa ricordare curva. Così. No, come cazzo hai fatto a tenerla? Questa curva come la tiene? Si va a vedere il fazzone. Beh, mi sa che non l'hai preso. Ho preso la via per modo. Cioè, se l'intenta da più. No. Oddio. Mi sento il fazzottero volato. Scusate, perché ci sono i muri sui guardrail qua? Quello era il sasso che ho preso io prima. Solo così posso arrivare terzo io comunque. Con gli altri che si suicidano. Sì. Sembri tipo com'è Bradbury quello. Sì, sono un po' Steven Bradbury del Gran Premio. Ci siamo dati tipo 2 secondi. Gabbo, dimmi sinceramente, mi stai prendendo per il culo o stai correndo? Sto andando un po' più pianino perché alla fine usare un po' di più le gomme. Ma che cazzo di teoria? Anche questa è una strategia interessante. No, non l'ho capita, scusami Gabbo, me la puoi spiegare? Niente, te la spieghiamo dopo. Sto frenando un po' meno, sto andando un po' più pianino per le gomme, così lui ce l'ha un po' più distrutte delle mie. Così poi c'è la strategia. Cioè, non sapevo di avere Jean Todt contro, Sembra la tecnica che ha usato Mollura l'altra volta. Esatto. E poi è arrivato 27esimo, però c'ha le gomme buone. Oh, raga, c'ho 25 secondi di ritardo, però c'ho la gomma piena. Beh, ragazzi, i meccanici sono contenti. Oh, prima curva caduto. Zitti, scemi. Raga, distraete Ron. Taci, che sono in gabbo mode. Però un occhio che cadi, C'è Jessica Nigri alla finestra, no? Madonna. Oh, dove? Già ho fatto troppo stretta, raga. Cazzo di nigri. Ambigua questa battuta. È ambiguo, cazzo di nigri. Giastrone razzista. Che cazzo. Non è epico. No, non ce la faccio a prenderti, Teo. Se non sbagli, non ce la faccio a prenderti. C'è la moto più scarsa anche. Andiamo all'Ellox, gira proprio Fast and Furious. Sì, il ritardo Sauro. Cazzo è terzo, Yoman. Yoman. Sono Yoman dietro Gabbo. Sono qua. Io. Sì. Moto3 viaggia. Sta facendo la gara della via. Mi sta dando 8 decimi a cosa? Ma com'è possibile? Agbon la Orfi fa 12. Stai buggando. Per me 2, taglia, Yoman. Ho girato male. Sì, Yoman, dai, dillo che stai tagliando. All'ultimo giro mi fotte. Dicevo io, Teo. All'ultimo giro mi fotte, lo so già, raga. Ma veramente, qualcuno che mi passa a prendere qualcosa, cioè.
fatto da raga, solo. Chiama Uber. Raga, no, sono riuscito a cadere, sono una merda. Che schifo. Dai ragazzi, non potete scontrarvi e cadere in modo che io riesca a recuperarvi. L'ho toccato la merda, raga. Che schifo. L'ho toccato. Donne e Gabbo si scoprono omosessuali. Rivelazione shock. Yes! Guardalo lì, porca troia. Milestone is the new EA. Ho fatto il giro record però, eh. Eh sì. Per pochissimo. E vabbè. Che schifo. Che come 2-7. Insomma, è sceso sotto il 2-10. No, quasi è stato il cambio manuale, ti dico la verità. Qua il cambio manuale ha aiutato tantissimo. Non vale buggare così però. Non è buggare. Ma buggare cosa è più difficile? Se ti dimentichi di cambiare, vai giù, eh. Speriamo. Ah, paesi bassi, così mi posso fermare al coffee shop. Ma che cazzo. Che massimo che puoi fare è metterti in vetrina a fare la puttana. Cazzo, ma... Oh! Non era un'offesa per me, magari mi metto a fare la puttana, ma non faccio i soldi. Era un po' ambigua questa. Marzano vuole fare la puttana. Marzano è una puttana. Cosa? Anche sua madre. Abbiamo il numero verde. Brum brum. Fallo no, per come svernicio fan, Mollure Marza. Marza, va Marza e Mollure come li svernicio. Beh, io non capisco so partire. Perché parto sempre così di merda, cioè. Ma qua che faccio? Giro. No, vai dritto, fai una curva. Ciao Ron. La partenza veloce si fa tenendo premuto l'acceleratore e premendo il cerchio una volta e non lasciando l'acceleratore. Perché il cerchio? Ti aumenta la marcia. Ambiguo. Ma quante ne sai io? Oh, chi è che è? Sono allaggato pesante. Merda. Cidisc, ma sono toccato di partire sempre super prima. Sì. Oh, che cazzo vuoi? Ho sbagliato. Sì, no, buttate a terra Gabbo, regalo, lo buttate. Dai. Ma perché? Quarto Gabby Square, l'ho vista bene questo passo lì di Mollure, mi è piaciuto molto. Ma già stanno qui, c'è il dio dei Paesi Bassi, il Fazzone. Assen King. Ma dove? Le palle destra di minchia. Wow. Abbiamo Mollura, colui che succhia sempre della polvere finora. No, è facile che mi ha fatto la legnata. Chi succhia la polvere? Non l'ho capito, scusa. Questo video volevo dire l'aspiri, però. Ti aspiro la polvere. Oh, aspirami sto cazzo, perché una certa ha rotto i coglioni, oh. Buongiorno. Posso provare io ad aspirare. Raga, ma dov'è Marza? No, ci sono dietro di te stavolta. Ah, perfetto. Potrei buttarvi tutti all'aria da un momento all'altro. Perfettissimo. Oddio. No, ma ragazzi, scusami, io non lo so fare. Ma non lo so fare. Non ho neanche frenato fino ad adesso. Scusami, com'è possibile tutto ciò? Oh, Fanz, che cazzo hai fatto? Come l'ho chiusa? Fresca chiusa. Quell'entrata. No. Merde. Oh, yo, man. Scusate, pensavo di giocare a pinball per un attimo. No. Mamma mia. Non vale fare traiettorie larghe per guadagnare poi. Oh, che cazzo vuoi? Cioè, sei worth. Guarda che cosa ti ho fatto. Che bella. Devo allargare, dai. Questa è bellina, eh. Te l'ho lasciata. Era pulita. Era bella clean. No, cazzo. No. Era bella pulita. La bagarre qua davanti. Mollure ci dentro. Perfetto. Stiamo perdendo un bagarone qui davanti. Jairon, Nemesis 4. Oh, yo, man. No! Oh, Mike. Marza. No. Non mi buttar fuori. Appunto, stai andando dritto. Andata ad Angelo. Io ti dirò le cose. È una grande cantautrice. Mocci. Se lo do, man, chi te murt. Apprezzo. Raga, Gabbo in Gabbo mode, eh? Dov'è? È un tot, raga. Il gaffone sta accusando sta gara. Nell'accusa. Sì, vabbè, ragazzi, Ron ha fatto un picnic con il suo giorno, 7 giorni. Porca troia. Calpestare l'erba mi sembrava verde. Se l'erba dell'Olanda era buona o meno. Marza, che bagar per l'ultimo posto. Mi scusi, signor Gabriele. No, prego, signor Gabriele 1. Gabriele X. No, c'è un porco infame. Ragazzi, ho due giri per prendere Ron. Ah, ma siete qua dietro a rompermi il cazzo adesso. Sì, vai, GD. Andiamo. Ho imparato le marce e adesso vi faccio il culo a tutti. Na. Io ho perso un secondo da Fuzz, porco, due secondi qua. Io ho imparato quelle mature invece. Non ho capito. Ragazzi, possiamo. Perché un microfono a Mollura, dai.
sprecato, magari c'è gente forte che avrebbe bisogno di quel microfono, non se lo può permettere. Ci sono dei bambini africani che cercano di fare video ma non hanno il microfono e noi l'abbiamo dato a mollura. Evito di altre cose. Mi piace come io continui ad arrivare terzo, però appena raggiungo la terza posizione non riesco né a scendere né a salire. Non vado né avanti né indietro. È friabile questa terza posizione. È friabile. Fazio sta girando in modo perfetto su sta cazzo di gara di merda. Sono non fa un fail. Sono il king dell'Assen. Cioè io più che dittelo. Attenzione perché si prova a riprendere J-Ron. C'è anche G-Discu dietro. No, l'ultimo giro. J-Ron e G-Discu. Minchia raga, sento un fiatto sul collo leggendario. Chi è questo qua? Yoman? Sono io. No, Yoman, non farmi queste cose, Yoman. Marzano deve ancora partire. Buono. Senti la tensione, J-Ron. Madonna di brutto. Di Bruno, Vez. Di Bruno, Vez. Dentro così, bello J-Ron che mi va larghino. Sì, non senti Agbonlaore e Remy di FIFA che ti inseguono? Il barbo? Sì, J-Ron, si decide tutto qui. Si decide so tutto già qui che, so già che esci veloce, pezzo di fuck merda. No, non ti prendo più, mi sa. No, non ti prendo più. Ah, sto dentro. Dipende dalla chicane come la prendo. La chicane. Porca troia. Ce la devo fare, ce la devo fare. C'ho anche Fazio che si sta avvicinando davanti perché sto correndo come un disgraziato. È finita la gara. Sì, J-Ron, io provo il tutto per tutto, J-Ron. Non fare il cazzo. Io provo il tutto per tutto. Sì. No! Sì, sì, ma che cazzo no, no, hai tagliato, merda. Pezzo di merda, mi hai buttato fuori. No, hai tagliato. Guarda lo Yaman. No, no. Che schifo. Sì, sì, al decimo da gambo con la penalità. Gol, che schifo. 1.54, ma che bello, col triciclo. Che gara, vabbè, è bello. Ma io ho fatto l'ultimo settore, Yoma, che t'avevo preso 3 secondi. Sì. È bello sentirsi competitivi una volta ogni tanto. Detto Madonna, questo, quando prego, prego. Quando stavi andando contro Ron, Madonna, se cadavate tutte e due. Eh no, infatti, pensa quante bestemmie partivano in quel momento. Spirito di. Ah, vabbè, ho provato l'entrata della vittoria, scusa. Vabbè. O la gloria o niente, come dicevano gli antichi. Comunque, vai, io, gloria degli antichi. Gli antichi, quelli che c'erano prima. Comunque, io direi di lasciare tutto nelle mani del maestro a questo punto. E quindi ragazzi, questo è finito. Io vi ricordo, nel caso vi sia piaciuto, di lasciare un mi piace, un commento qui sotto in descrizione. Ah no, non è il canale mio. No, no. Anche perché c'ha meno iscritti, Marco. Oh, buona visione. Ci vediamo al sempre torneo. Buona visione. Al torneo. Sei sabago.